potrebbe bloccare questa revisione del trattato del MES per averne una migliore? Attenzione, questo è un trattato intergovernativo. Non si può escludere che gli altri stati contraenti, preso atto che il dibattito nel Parlamento italiano ha presenti qua e là riserve molto radicali, non marginali sul meccanismo, possano decidere di procedere intanto a stipulare il trattato tra loro, lasciando che l'Italia rifletta ben bene e intanto rimanga fuori, magari al freddo, e entri poi come Lituania e altri hanno fatto. So che ferisce, e lo so per esperienza, essere accusati di tradire l'interesse nazionale. Non se ne lascia impressionare. Potrà anche accadere che la accusino di avere preso provvedimenti che loro stessi o i loro partiti hanno appoggiato. Non quereli, Presidente, piuttosto valutino le competenti autorità se in certe affermazioni false o tendenziose non siano da ravvisare gli estremi dell'aggiotaggio. Grazie. Borghi. Allora, sull'ultima parte, ogni tanto qualcuno la dice questa cosa qua. È un po' rivolta a lei qualche volta, in particolare per la sua curriculum. È oggettivamente gravissimo perché l'aggiotaggio è un reato grave, comporta la deliberata diffusione di notizie false, no, per speculare sui mercati. E viene rivolta in particolar modo per cercare di zittire la gente, cioè in buona sostanza se un parlamentare che dovrebbe essere per Costituzione libero di poter dire quello che vuole dice no, tu questa cosa non la puoi dire perché sennò i mercati salgono, scendono, è gravissimo, perché però significa che bisogna cercare di stare zitti. Che delle dichiarazioni abbiano avuto delle conseguenze anche sue. Purtroppo è successo che dei fatti abbiano avuto delle conseguenze. E ricordiamo qualche fatto del senatore Monti, perché lui di fondi salva stati e di MES qualcosa ne sa, perché il fondo salva stati fu approvato dal suo governo nella sua prima versione, il trattato che istituisce il MES è del 2 febbraio 2012. E se uno guarda tutta la stampa, so che ogni tanto prendersela con la stampa, ma io all'epoca ero commentatore economico perché scrivevo per il giornale e io scrivevo che il MES non serviva assolutamente a sistemare lo spread. Venne presentato come l'Europa vara lo scudo antispread, il fondo salva stati è una realtà e così via. Bene, ovviamente non spostò di un centesimo lo spread di nessuno il MES una volta approvato. Nonostante la presenza del ottimo senatore Monti al governo, lo spread andò a 500 nel luglio 2012, quindi altro che lo spread avuto nel nostro governo. Un secondo è importante. Per una volta facciamo un ragionamento carino. Lo spread arrivò a 500 e cos'è che fermò lo spread e che calmò la situazione? Sì. La Banca Centrale Europea con Draghi che disse whatever it takes. Quindi abbiamo avuto già in passato la prova provata. Sì, che però non è anche in presenza, no, però la domanda era un'altra. Sì, la domanda era l'influenza sul mercato di alcune dichiarazioni, addirittura con Monti che dice attenzione, cioè, ci potrebbe essere l'aggiotaggio. Quando il presidente della commissione bilancio della Camera fa delle affermazioni sul fatto che sarebbe meglio andare fuori dall'euro, a suo parere questa cosa agisce sullo spread, lei si sente responsabile o soltanto esercitato l'attività di libero cittadino che esprime la propria opinione, allora, ex articolo 21 della Costituzione? E dopodiché dobbiamo andare in pubblicità, le chiedo di rispondere solo velocemente. No. Premesso che in tutto il periodo di governo io ho detto, come la penso io è noto, ma nel contratto di governo non c'è affatto l'uscita dall'euro, ma se anche avessi detto... Sì, però le mie convinzioni sono note, ma... Sì, ma esprimerle... Ma le dichiarazioni... Che effetto hanno fatto queste parole di Monti, poi dobbiamo chiudere. Supponiamo anche, cosa che io ovviamente non è perché si può, che io abbia detto, per me bisogna uscire dall'euro domani. Dato che c'è un 40% di cittadini italiani che non gradiscono l'euro, vogliamo dire che ci sono
delle cose tabù dal punto di vista politico, anche se sono difficili, vogliamo dire come, vogliamo, 250 punti, vogliamo dire che è diverso, non è certo, scusi, scusi Borghi, vogliamo dire che uno non vale politica. uno non vale, dipende da chi dice le cose, è una posizione, allora per strana, se è la sua posizione, benissimo, ma per strana che possa essere una posizione politica, siamo d'accordo che dire dove ci mettiamo dal punto di vista valutario è una posizione politica. Allora, un politico dovrebbe essere libero di portare avanti una posizione politica. Quindi non c'è politica, tema dell'aggiotaggio, dice lei, non c'è questione No, perché sennò altrimenti diciamo che il politico può portare avanti soltanto le posizioni politiche che gradiscono i mercati. E beh, allora scusate, c'è un po' grave. Ma allora non ho capito, anche se uno parla di nazionalizzare, di Atlantia, Renzi quando diceva comprate il Monte Paschi che poi scendeva, cioè quello forse è un po' grave. C'è l'aggiotaggio, Padoan? Il rischio di aggiotaggio in queste cose, ho esagerato. Se Renzi dà un consiglio di investimento. Ma scusi Borghi, ha esagerato Monti? No, non voglio commentare su quello che dice Monti, se c'è aggiotaggio o no, non sta a me dirlo. C'è comunque un fatto che le prese di posizioni da persone che hanno posizioni istituzionali importanti hanno un impatto maggiore sui mercati di quello che dice il privato cittadino. Ci dobbiamo proprio fermare, pubblicità, restate con noi.